Un caro saluto ai telespettatori e alle telespettatrici di Telegolfo ITV. Continuiamo con la seconda serie del programma Agorà. Primo ospite di questo incontro è Pino Sardelli. Pino Sardelli che è stato sindaco del comune di Minturno. Innanzitutto ringrazio Pino di essere qui con noi. Ricordo con simpatia, anche perché eravamo molto più giovani, le battaglie che abbiamo fatto scontrandoci sempre su temi ideologici e mai personali. Gli anni ci hanno consentito di conoscerci anche meglio. Hai fatto il sindaco di questa città, non sei stato riconfermato in ballottaggio per un pugno di voti. Sono accadute tante altre cose dopo il tuo mandato amministrativo. In parte dell'opinione pubblica c'è anche un rimpianto del tuo periodo di sindaco, perché a volte si rimproverava a te, di essere introverso, di essere riservato, eri poco disponibile alle cerimonie pubbliche e così via. Però in sostanza presidiavi tutti i giorni il Palazzo Comunale. Hai vissuto anche una peripezia giudiziaria che si è chiusa positivamente. Mi ricordo anche ai tempi d'oro della Prima Repubblica con il Partito Repubblicano Italiano e con Severino De Balzo, che era un cavallo di razza. Mi ricordo che tu eri il punto di riferimento del partito dell'Edera per Scauri. Fosti anche non eletto alla Regione Lazio per pochissimi voti, fosti messo come candidato di bandiera, riempitivo della lista, e invece forse se ci avessero creduto un po' di più, per poco non sei entrato. La tua carriera politica è molto ricca, molto presente nella vita della città di Minturno, molti mandati anche come consigliere comunale, come assessore. Ecco, vorrei sapere da te che cosa ti rimane come ricordo del tuo mandato, come hai vissuto anche l'esperienza triste che si è chiusa positivamente quella giudiziaria, di tutto il tuo bagaglio politico, che cosa oggi senti più forte che ti motiva ancora per spenderti per la città? Quali sono oggi, ecco, le aspirazioni, i valori di Pino Sardelli? Grazie per l'invito, buona giornata a tutti, complimenti per questo studio che è molto accogliente e quindi avete fatto un passo gigantesco in avanti. E poi parlavi di un processo? Ma ne ho fatti 13, Marcello, grazie a Dio, tutti, uno è stato più impegnativo degli altri. Naturalmente ero fiducioso che le cose andassero per il meglio perché ero convinto e sono convinto di non aver commesso alcun reato. Anzi, l'ho detto mille volte, se potessi e dovessi ritornare indietro, quello che ho fatto lo rifarei con molta tranquillità, perché io non potevo lasciare il paese sotto la spazzatura il 25 di agosto. Detto questo, come dissi lo stesso giorno della condanna in primo grado, pesantissima tra l'altro, perché 3 anni non si danno più nemmeno a uno che, no, uccide la moglie, forse gliene danno due. Come dissi allora, ho chiuso con la politica perché hanno giocato a distruggere e ci sono riusciti in buona parte. Gli altri processi erano processi così, insomma, solo perché su denuncia di cittadini o di avversari politici che per raggiungere il potere, fra virgolette, facevano queste denunce, l'hanno raggiunto, hanno fatto pure i segretari comunali all'interno dell'ente.
Perché la denuncia, la magistratura funziona così: se io faccio una denuncia ad uno, anche fasulla, faccio la causa e vinco, il denunciante non paga niente. Io credo che è una cosa che non funziona, almeno voglio dire il 10% delle spese, il 20%. E quindi mi sono sobbarcato questi processi infiniti, pare che siano, non ce ne siano più, grazie a Dio, tutti andati a buon fine, qui siamo ricorsi in appello e abbiamo trovato un collegio veramente bravo, no bravo perché ci ha assolto, ma bravo perché ha letto le carte, cosa che ritengo non avessero fatto nel primo processo. Secondo me le carte non l'hanno lette. L'accusa, l'accusatore fa l'accusa, ma chi giudica, insomma, io credo che, visti i risultati, e sono pesanti, dovrebbero cambiare mestiere, l'organo giudicante. E quindi ho smesso con la politica perché è un po' così. Sono passati pure gli anni, tu hai detto che tu sei invecchiato, io grazie a Dio no, sono rimasto identico. Però quando uno ha la voglia, è un virus quello della politica, quando ti piglia non lo lasci. Puoi un po' affievolirlo, ma non si tralascia. Adesso c'è le quote rosa obbligatorie per legge, un'altra cosa molto discutibile, perché se uno vale, vale, se non vale, non vale. E quindi ho deciso, insieme al mio solito gruppo, tranne qualcuno che è stato sfilato a forza dalla mia coalizione, abbiamo deciso di appoggiare la candidatura di Aristide Calasso, dopo aver tentato in mille modi di riunire il centrodestra e puntare tutto su un candidato unico. Ma c'è sempre quello che rompe. Rompe, nel senso, rompe l'ingranaggio, e quindi ecco, saremo in lista con tre o quattro candidati, cinque si contengono contendono la poltrona da sindaco. Qualcuno si presenta solamente con la speranza di essere candidato a sindaco, sapendo di non farcela in alcun modo, poi magari si venderanno alla coalizione vincente. La prima cosa che ho detto al mio candidato sindaco: se dovessimo vincere, non vogliamo appoggi esterni. Assolutamente. Se cade perché manca il numero legale della maggioranza, si torna alle urne, perché questo è un malcostume vergognoso che sta in questo paese, ma anche negli altri paesi. E quindi ecco, hanno distrutto quel centrodestra che è stato sempre, che ha governato nel bene e nel male, io credo nel periodo mio bene, perché ancora vanno in giro le opere nostre della mia amministrazione, e hanno distrutto qui come Sì, stanno cercando di no, distruggerlo a Roma, dappertutto. A Roma cinque candidati del centrodestra, ma fanno ride, fanno ride. tu hai parlato della tua lista. La tua lista è Minturno domani, che È farà diventata la più vecchia del comune di Minturno, no? storicamente è la lista del movimento civico più datato del comune. Come ti spieghi la scomparsa e l'assenza sullo scenario politico di Forza Italia? Ma una buona botta gliel'hanno data le ultime amministrative, quelle di 3 anni fa, quando anche lì cercai di riunirli, ma niente, quando ci stanno dei personaggi che vogliono restare a galla a tutti i costi, non si va da nessuna parte, perché persone per bene ci stanno dappertutto, centrodestra, centrosinistra, PD, Movimento 5 Stelle, però insomma, quando è troppo è troppo. E praticamente l'hanno portata alla distruzione perché, per il solito motivo. Lo dico in dialetto, cace ston qui e se fa quello che dico io, la cosa non va bene. E questo è il motivo per cui ho perso le votazioni. Pino, ci puoi spiegare un po', lo scenario di coalizione che si prevede intorno al medico Aristide Calasso? Diciamo, buona parte di Forza Italia, il mio movimento civico, tutto buona parte dei candidati che sostennero Graziano nell'ultima amministrazione, che facevano capo ad Aristide, che sono stati determinanti per la vittoria di Graziano, e poi è stato ripagato nel migliore dei modi, nel senso un calcio nel sedere e via.
coloro i quali stavano con Aristide non l'hanno per niente supportato, anzi hanno creato, no? Un altro movimento, e mo vediamo quanto valgono. Ma quanto valgono tutti quelli che si vendono, perché poi è successo che anche altri candidati del centrodestra o del centrosinistra, fatte le votazioni, la gente ha scelto, la motivazione qual era? La gente ha scelto il candidato Graziano, quindi io vado con Graziano, magari era l'antagonista di Graziano. È una cosa che la dignità non esiste più in questo paese, Marcello, è la cosa più vergognosa che c'è. La dignità non esiste. Io combatto con le mie forze, se va bene va bene, ma certo che non mi spillano niente e nessuno. Quindi ci dovrebbe essere la lista 21 domani, la lista tradizioni e valori, Diciamo che quattro ci stanno quattro buone liste, su, passa buone liste. alla domanda successiva. La domanda successiva. Come amministratore di questa città, ci puoi far capire, secondo il tuo punto di vista, che cosa è successo e che cosa si può fare o non fare in merito alla polemica che è attuale in queste settimane di Castello Baronale e Ismef? Ma vedi, quella del Castello Baronale è diventato il cavallo di battaglia di queste elezioni, ma non è come sento e come dicono. Fanno molti candidati, la tirano fuori, forse per nascondere qualche altra cosa, io non lo so, Marcello. Però il Castello Baronale è stato dato momentaneamente, già con la prima giunta, la seconda giunta Graziano, è stata data all'ISMEF perché c'erano stati promessi e anche finanziati sulla carta dal Ministero dei soldi per la ristrutturazione delle SIECI, lì degli essiccatoi, quella parte bassa che stanno alle spalle delle SIECI, praticamente scendendo sulla sinistra. Subito a sinistra c'è quell'albergo che è partito modestamente dalla Giunta Sardelli, che stanno costruendo e quasi finito. Più avanti ci sta quella stecca. Quello devono essere rimodernati con i soldi del Ministero che aveva stanziato per il tramite dell'onorevole Conte. Poi l'ente committente doveva essere il Comune di Minturno, ma la progettazione aspettava l'Università di Cassino. Per la verità andavano molto a rilento già con me, anche se io li sollecitavo perché insomma gli minacciai che gli avrei tolto tutto se non andavano via. Adesso che non hanno ottemperato a quanto detto, credo che si possano tirare fuori e forse andranno via anche loro tranquillamente perché non hanno più i mezzi di sostentamento per il rifacimento di quello steccato che fa un po' schifo, per la verità. Allora mi dissero da sindaco che se non gli avremmo dato il castello in attesa della costruzione, sempre lì delle SIECI, no, il Palazzo Grande, lo steccato, loro avrebbero dirottato i finanziamenti su un altro comune, miravano a Gaeta e quindi avrebbero spostato questi famosi famigerati 30 milioni di euro a Gaeta. Naturalmente io sapevo che non era vero. Però è meglio tenere paura che buscarne. Dico, se fosse vero, posso mai spostare un investimento del genere? E li ho tenuti ancora lì, così, in A attesa, a caldo. caldo, perché ripeto, come fai tu a spostare una cosa del genere se poi veramente c'erano i finanziamenti? Adesso che sono andati in pensione, non ci stanno più, allora non ha più ragione di esistere l'affidamento del castello e quindi delle SIECI, perché ormai sono venuti meno a quello che era l'oggetto principale del finanziamento. Pino, ti faccio una domanda. Per onestà intellettuale, prima spezzo una lancia a favore tuo. Mi ricordo il progetto della scogliera di Montedoro. Quando furono fatti i lavori ci furono molte perplessità e a un certo punto molti dicevano che veniva stravolta la scogliera. Ora la scogliera dal pub Lo Scoglio fino alla punta dove c'è il faro è diventato un luogo di passeggio. E quindi è fruibile da tutti, godibile da tutti. E mi ricordo che tu andasti avanti deciso nonostante ci fossero state molte perplessità. Ora le perplessità ci sono e si cerca di capire che cosa sono questi pennelli che si stanno realizzando sul lungomare di Scauri,
Te lo dico molto volentieri. Ma Vorrei te lo capirci dico molto qualcosa. volentieri perché poi, sai, quando sto a casa, ormai sono pensionato, quando non vado a pesca, non faccio giardinaggio, mi metto pure io lì su, col computer, ci lavoro, ogni tanto l'occhio va su Facebook. Se ne dicono tante di tutti i colori, qualche cosa è vera, altre cose non sono vere. Lì è andata così. C'era un finanziamento regionale per 40 milioni di euro. Per tutti, per il litorale del Lazio, che è molto lungo, 40 milioni di euro sulla carta. Di fatto c'era 1,5 milioni di euro. Quindi hanno fatto questo bando regionale su chi veniva, il progetto migliore veniva finanziato. Naturalmente avevo preso i miei contatti con la regione. Con il presidente, con non faccio i nomi perché sennò rischio di fare il 14º processo. Avevo preso i contatti con loro e mi hanno dato delle dritte. A me il direttore dei lavori, Giovanni Sciacca, mi sembra di ricordare, sì, era Giovanni Sciacca, e hanno detto mettici qualcosa di, no, in modo che possiamo dargli un punteggio in più per essere finanziato. Tieni presente che è l'unico finanziato della Regione Lazio, perché i soldi non c'erano. C'erano soltanto, no, sulla carta, ma di fatto c'erano questi. Allora, ci siamo inventati, perché lì deve venirci, doveva venirci, poi non ci stavo più, quindi non so che fine hanno fatto. Il rifacimento di tutta l'illuminazione del lungomare, che era arrivato a un punto tale che, diciamola tutta, faceva un po' schifo, che le palle mosce, appese. Quindi il rifacimento dell'illuminazione, lato mare 3 metri, lato monte 5 metri, posso sbagliare la misura, non sono un tecnico. Il compito mio era quello soltanto di approvare i progetti e reperire i fondi. Le panchine che dovranno essere ancora messe, tra l'altro l'illuminazione è stata fatta la metà e non finita. Poi questi cinque pennelli che partono dal lungomare, che vanno una passeggiata in pratica, a mo' di Venezia, l'avevamo vista pure lì, no? Una passeggiata romantica Delle sulla. rotonde. Delle rotonde che hanno abbellito il progetto. Quelle hanno fatto in modo di far scattare il finanziamento per 1,5 milioni di euro, quindi non è una bazzecola. Hanno fatto l'illuminazione, hanno fatto due di questi pennelli, inspiegabilmente non so perché non l'hanno finiti, perché voglio dire, sono cominciati con me, si è fermato tutto da allora, compreso Piazza Mercato, via Sava, vabbè. E quindi questo ci ha consentito di ottenere questo finanziamento, se no non l'avremmo avuti. E ripeto, io i soldi indietro non li manda nessuno. Piacciono, non piacciono, forse non sono tanto simpatici, non sono belli. Dice sì, ma là sotto poi ci andranno i neri che si Ma accampano, ci sarà un riempimento sotto? sopra ci mettono i chioschi, ma sono tutte balle, sono balle, sopra i chioschi non ci metteranno e sotto non ci andranno. Gli extracomunitari, una volta finiti il legno lamellare, io credo che è una buona opera, se no chi viene li smonta, perché lì hanno detto colate di cemento in tutte e due quelle, non c'è un, no, un metro cubo, una cardarella di cemento, è tutto montato, i pali sono messi nella sabbia, non c'è cemento, quindi hanno detto un sacco di fesserie, ma d'altronde tutti si divertono a scrivere. Ci stanno degli opinionisti che tu non hai Mi idea. diceva l'ex assessore Vincenzo Fedele che la Regione Lazio ha rassicurato che saranno ripresi i lavori, dovrebbero esserci lavori, se ne parla, si parlava Ma che Regione Lazio? Non c'entra niente la Regione Lazio, c'entra il Comune, quindi del c'è comune. gente che non sa nemmeno dove sta la Regione, Marcello, per sentito di, ma per carità, su, dai, come rifacimento. Si parla sempre di rifacimento, rifacimento, ma se nessuno va a Roma, come feci io che uno spostato il rifacimento, tu la conosci la storia, rifacimento di Scauri, l'avevano dirottato su fondi. Io andai a Roma con alcuni operatori del settore, proprietari degli stabilimenti balneari, era cambiata la giunta, c'era la giunta di centro-sinistra e c'era l'assessore a ramo, una degnissima persona. De Verdi, il coordinatore nazionale De Verdi, che quando hanno visto che la priorità era Di chi Scauri, era Ermanin? no, mi viene in mente e te lo Sì. dico, nell'altro il Sì, segretario ho capito, nazionale De adesso ho Verdi, capito, mi sfugge.
Quando io gli ho fatto vedere che i finanziamenti erano di scauri e sono stati dirottati su fondi, ma guarda un po' che combinazione, no? Su fondi, capito bene? E io gli ho detto, assessore, io da qua non me ne vago, perché se la priorità è scauri, tu mi devi dare soldi. Ripeto, l'assessore, una degnissima persona, mi dispiace di non ricordare il nome perché forse hai ragione tu, mi sono un po' invecchiato e rincoglionito, degnissima persona, ha detto, qui i soldi vanno a scauri, non si discute. E sono stati riportati a scauri. Così con queste cose, se nessuno va a Roma, spinge, si muove, ma diciamola tutta, abbiamo una mozzarella così buona, perché non parla, mangia pure olio di, ai romani? No, parlo di mozzarelle, parlo di... No. Funziona così, che parlano? Che dicono che la regione parte? La regione non parte niente, è una questione del comune, su varianti in corso d'opera che devono essere fatte, l'accordo fra direttore dei lavori e ditte parte immediatamente. Vorrei fare il sindaco per 3 giorni per farle finire. Che ne sanno, visto come funziona? Pino, come andrà a finire la polemica, la querela della mitilicoltura? Che ne pensi? Credo che è una cosa vergognosa, ma pure lì stiamo, si va a Roma, perché tutto il macello l'ho tirato fuori io, perché l'amico di Roma mi ha detto che sta succedendo in turno. Mi hanno dato le carte, ho visto che le carte, ho chiesto a qualche consigliere di opposizione di indagare, erano tenute nel cassetto da 6 mesi. Non l'avevano tirate fuori. Mo vuoi la responsabilità sia del responsabile del procedimento, vuoi dell'organo politico che gli ha detto mantieni queste carte nel cassetto, vuoi... Io la verità la conosco. È come bello quando senti le bugie, quando conosci la verità, Marcè. La cosa più esilarante. Poi stava lì e l'hanno tirata fuori. Come finisce? Che le aprono. Le apriranno, Ma chi è dici? andato a Roma fa casino? A dire, ma voi siete scemi, ma mettetela almeno a 4 chilometri. Qui hanno fatto una sottoscrizione dicendo di metterla a 1,5 km, quando la regione ha dato l'autorizzazione per 2,5 km. Ma insomma, pure questa mi sembra una cosa fantascientifica. Ma ci stanno dentro, Marcè. So pure chi ci sta dentro. Quindi È una domanda che mi ha fatto, mi ha rattristato questa. Ci stanno dentro. tu pensi, sei pessimista? Di più, pensa sul lungomare. Oppure per piazza Mercato a Scauri, su finanziamenti della regione. Io che ero uno che correva, ancora corro per la verità, che correva su finanziamenti, andavo a Roma, spingevo per avere un'autorizzazione, 5 mesi, 6 mesi, per la scogliera che tu dicevi prima. Là sono stato un anno a Preme perché ci stava la dottoressa Strati che voleva farle il legno, il primo mare si è portato via tutto. E io lì insiste, no, con la buonanima dell'ingegnere, a cui ho dedicato quella piazzetta, Forte, Gregorio Forte, che mi ha dato una grossissima mano. Se non era per lui non si faceva. E voglio dire, lì sui finanziamenti della regione, soldi della regione, progetto del comune, 8 mesi per avere un'autorizzazione. Questi fanno la richiesta, dopo 15 giorni gli danno l'autorizzazione? Ma in Italia? Nel Lazio? Ma non ti sembra un po' strano? Io con 40 anni di politica ci vedo un po' qualcosa che non va troppo bene. E poi se la tengono nel cassetto per 6 mesi? È un business da 60 milioni d'euro. Capito bene? Vai avanti. Oggi ho vissuto un'esperienza e volevo, con la tua esperienza di amministratore, che cosa si può fare in questi casi? Io sono responsabile della Caritas della parrocchia dell'Immacolata di Scauri. Seguiamo una mamma di famiglia che è stata abbandonata dal marito con 5 figli. Il comune di Minturno, da oggi, per i due più piccoli, 5 anni e 9 anni, gli ha sospeso la mensa, perché non versano e quindi si devono portare il panino da casa perché il dirigente scolastico di Scauri ha autorizzato a portare i panini chi non c'ha la mensa. A Minturno invece non possono entrare i cibi, quindi le mamme devono andare all'UNO e prendersi i figli. È chiaro che per chi è seguito dalla Caritas e sta in grosse difficoltà economiche, avere un pranzo completo, un piatto caldo a pranzo, significa risolvere anche molti problemi della cena. E queste mamme tengono i figli a scuola fino alle 4 perché lavorano, fanno le badanti, fanno le pulizie nelle case private e ovviamente tutto a nero. Detto questo,
Ma è mai possibile che il nostro comune è in tali condizioni che nel suo bilancio deve andare a fare il Cerbero su casi drammatici, levando il piatto caldo ai bambini della scuola dell'infanzia, che si vergognano? Raccontava la mamma che la bambina di 9 anni, che fa il tempo pieno, a un certo punto non vuole andare più a scuola perché si vergogna davanti alle compagne. Certo. E io dico, ma è possibile che non si può aggiustare un bilancio per trovare dei fondi? Cioè, io penso che la tutela dei minori Una cosa sì, vergognosa, è certo. prioritaria in la civiltà di un paese. È una cosa vergognosa. Perché dobbiamo assistere È a una questi cosa ordini? Sospendete vergognosa. la mensa. Sì, no, è una cosa che non va. Anche perché i più dignitosi non No. chiedono a nessuno, stanno lì. Io ricordo quando venivano in comune solamente quelli, no, che ostentavano, ma quelli che avevano bisogno realmente, che avevano un po' di dignità, non si vedevano. Bisognava fargli arrivare tramite terze persone degli aiuti di cui necessitano. Una cosa del genere è vergognosa, ma credo che non dipenda assolutamente dal commissario che stimo e onoro di conoscerlo, con cui ho parlato anche a lungo, tanti problemi. Dico che dipende pure perché questi si sono divertiti ad appigliare 50, 60, 70, 100 borse di lavoro. Ma tu vedevi quelli che andavano a pulire spiagge d'estate oppure che si mettevano davanti con le oga nei piedi? Cioè, quindi hanno sperperato in questo. E chiaramente adesso il comune è in ristrettezze economiche. Io credo che fanno fatica anche a non dichiarare il dissesto, perché stanno lì lì. Ho detto sommessamente al commissario di non farlo e quindi di stringere un po', ma su cose dove si può risparmiare qualcosa, ma sulla Caritas, su dei ragazzini, è vergognoso, Marcello, è vergognoso. Mi ha rattristato molto questo fatto. Infatti, lunedì intendo andare al comune per perorare questa situazione. Il tempo sta stringendo e la regia ci segnala che sono rimasti 5 minuti. Meno male. No, anzi, mi correggono, 3 Tre minuti. minuti. Che cosa non abbiamo detto che tu vorresti far pervenire ai nostri telespettatori? Ma niente di particolare. Di pensare seriamente, scientemente chi votare, e di sfatare non parlo per partito preso perché, ripeto, io non sono candidato in prima persona, di sfatare il fatto che bisogna votare i giovani, i giovani, i giovani, si è visto che hanno fatto i giovani, qui ci vuole, i giovani servono sì perché voglio dire, il ricambio deve esserci, ma data l'esperienza ultima che abbiamo avuto in comune, non credo che sia la cosa migliore. Metà e metà, i giovani servono e sono ottimi, se sono ottimi elementi, ma serve chi ci capisce di amministrazione, chi fa camminare le carte. No, che si ostenta, come dicevi tu, io non andavo alle processioni perché non mi piaceva. Però bisogna lavorare perché sennò la macchina amministrativa è terribile mandarla avanti. Bisogna parlare con i funzionari, con i dipendenti, con gli uffici, con la prefettura, con la provincia, con la regione e muoversi. C'è gente che sappia dove mettere le mani, sennò ci stanno da tutte le parti, perché io dico i vari candidati a sindaci, qualcuno ci capisce pure, per carità, ma ne vedo tanti che insomma non mi ispirano fiducia su, da una parte e dall'altra. Quindi il tuo impegno come cittadino innamorato della politica continua. Questo Sì. Quello verrà con me nella tomba, speriamo il più tardi è possibile, possibile, questo naturalmente. Ti certo. ringrazio tutti, buona giornata e buone votazioni. Grazie a te e buon lavoro. Un caro saluto ai telespettatori, alle telespettatrici di Telegolfo. Siamo al secondo ospite di questa serata della giornata della nuova serie di Agorà ed è Roberto Tartaglia. Roberto Tartaglia è candidato sindaco per il comune di Minturno
alle prossime elezioni amministrative per il Movimento 5 Stelle. Innanzitutto grazie di essere qui con noi e chiedo a Roberto di presentarsi ai telespettatori. Ecco, parlaci un po' della tua vita, dei tuoi interessi, della tua professione, della tua famiglia, un po' il tuo biglietto da visita. Salve a tutti, grazie a voi per l'invito. Io sono Roberto Tartaglia e per prima cosa sono un cittadino del comune di Minturno. Ho 40 anni, sono un carpentiere navale, provengo dal mondo delle associazioni e dei comitati, sono proprio quelle forme di aggregazione che sono nate sul nostro territorio spesso per tamponare delle negligenze altrui e delle problematiche locali. Vengo proprio da questo mondo di aggregazione. Grazie a questo mondo ho potuto avere a che fare proprio con l'amministrazione, con le amministrazioni e ringraziamo proprio anche proprio il rapporto con i cittadini, con i miei concittadini. Quindi mi sento minturnese doc. Sposato o celibe? No, celibe, io ho una bambina di 6 anni ed anche lei è una delle spinte quando mi domanda: papà, perché questo qua non c'è? Perché lei spesso sta a Formia e allora dice: perché qua io non c'è il giardinetto, non posso. Allora è brutto dover lasciare qualcosa che si ama a una figlia che verrà nel futuro, che però non funziona. Non funziona. Roberto, hai parlato dei movimenti. Ci puoi un po' illustrare le battaglie che hai fatto sino ad oggi con questi movimenti e quali movimenti erano? Allora, io sono partito come presidente del Fuori la Voce, un comitato civico locale. Abbiamo fatto delle manifestazioni contro un'amministrazione che all'epoca non funzionava. E abbiamo cercato di fare progetti sempre per il bene del collettivo e del territorio. Tipo abbiamo provato a mettere a posto la biblioteca comunale. Non ci siamo riusciti, ma forse anche la nostra spinta poi è servita a far muovere qualcosa. Abbiamo cercato di collaborare con tutti, ma nel senso proprio di qualsiasi attività che portava qualcosa sul territorio. E Fuori la Voce è cresciuta, si è fatta conoscere, spero che anche senza di me andrà avanti, ma ci sono persone valide dietro Fuori la Voce, che hanno il mio stesso interesse, quello di apportare veramente qualcosa di buono. E poi c'è stata l'emergenza Antenne che ha fatto nascere un comitato di cittadini che erano ante Minturno. Il problema di la nascita di quella installazione dell'antenna di 36 metri al campo sul Sì. lungomare, quello anche lì è stata un'avventura perché nel momento in cui abbiamo chiesto spiegazioni di un qualcosa che sarebbe nata il giorno dopo, abbiamo trovato i muri ovunque, non si sapevano quante antenne c'erano sul territorio ed è questo fa sentirsi dire questo da un'amministrazione. Da chi dovrebbe farci i nostri interessi è triste, siamo dovuti andare noi sul territorio con le mappe, con le macchinette fotografiche, abbiamo dovuto noi chiedere all'ARPA di fare dei rilevamenti, cosa che non è mai stata fatta. Com'è finita la situazione? Lì è finita che sono stati opzionati, hanno abbandonato comunque il sito, non vogliono più installare lì, è stato dato delle opzioni, poi è caduta l'amministrazione e c'è stato un po' di paura, però sembra che sta tutto in uno stand-by che non andrà avanti, non ci sarà un continuo, ma ci è mancato veramente poco. Devo dirlo, non dobbiamo ringraziare tanto l'amministrazione, ma proprio i cittadini che si sono mossi. E anche questa volta abbiamo dovuto tamponare qualcosa che ci aspettava di diritto, la salvaguardia di casa nostra. Quello era il discorso. Fuori la voce, fra l'altro, è molto attiva su internet, su Facebook. Sì, abbiamo usato internet proprio per cercare di informare le persone. Nella precedente campagna elettorale abbiamo intervistato i candidati a sindaco, infatti oggi trovarmi nell'altra parte è un po' una cosa curiosa, però abbiamo proprio per cercare di dare ai cittadini più informazioni possibili, perché un cittadino, che poi comunque che chiamiamo il Movimento 5 Stelle, un cittadino informato è un cittadino libero di scegliere. Più informazioni diamo e più ci dobbiamo sentire liberi. Roberto, mi risulta che tu ti sei dimesso da presidente Sì, per della... entrambi i comitati, perché per correttezza non posso, ho fatto una scelta e non posso fare entrambe e sicuramente mi attaccheranno, cercheranno di mettere in cattiva luce perché comunque un candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle
In un comune come il nostro, un gruppo come il nostro non è molto bello per chi ha fatto politica fino ad oggi. Siamo un po' scomodi e non mi sentivo di dover ricoprire quei ruoli a cui ci tenevo tanto e rischiare che qualcuno metteva in cattiva luce proprio le associazioni in cui io credo, perché io credo nei cittadini. Le associazioni sono un'espressione così bella di aggregazione, perciò non ho voluto e poi non è corretto. Se la politica è una cosa, il mondo delle associazioni è un'altra. Perché hai scelto il Movimento 5 Stelle? Io ho iniziato con il Movimento 5 Stelle, partiamo dal Meetup Mintorno Scauri, che sarebbe proprio il tavolo di lavoro che usa il Movimento 5 Stelle per avere azione sui territori. Tre anni fa sono uno dei fondatori e veramente ci facciamo riunioni quasi di nascosto perché eravamo proprio visti un po' così. Poi l'ho sempre seguito anche in modo parallelo, perché comunque ho seguito le associazioni, perché il Movimento 5 Stelle mette in primo posto i cittadini, il collettivo, la trasparenza, la condivisione. Il cittadino, cosa che forse i partiti, no, forse i partiti politici si sono dimenticati, e anche i propri politici si sono dimenticati di essere per prima cosa cittadini. Il Movimento 5 Stelle vuole rivalutare questo, sta cercando di coinvolgere, di dare modo a tutti di poter partecipare alla vita politica, cosa che fino ad oggi era qualcosa di porte chiuse. Non deve essere così. I cittadini devono essere attivi e presenti in tutte le decisioni comunali. Il Movimento 5 Stelle è stato difficile ottenere il simbolo per questo. Allora, noi siamo ancora in fase di certificazione perché come si può ben capire, in questa campagna elettorale ci sono state talmente tante richieste che ogni comune che è sceso in campagna ha fatto richiesta. Noi pensiamo che qui a pochi giorni dovremmo avere il simbolo. Non è facile, ma perché comunque ci sono un sacco di requisiti proprio delle liste, perché noi che siamo candidati come Movimento 5 Stelle dobbiamo essere incensurati. Mai essere iscritti a partiti politici, non essere stati candidati. Comunque c'è un iter da seguire, non è facile, poi visto il boom di liste presentate, sicuramente tarderà ancora un po' di tempo per averlo. Ma intanto siamo comunque, non ci dovrebbe essere nessun problema e aspettiamo ansiosi di usare con orgoglio il simbolo. Hai una lista già completa? Sì, noi l'abbiamo già presentata tempo fa. Perché comunque il nostro meccanismo di fare politica è diverso da quello Quanti sono i tradizionale. candidati? 14. Quattordici. Noi abbiamo un meccanismo diverso da confronto agli altri partiti. Gli altri partiti parte tutto dal candidato a sindaco, è lui che si fa la squadra, gli assessorati, le candidature. E invece noi siamo fatti un po' al contrario. Il gruppo ha lavorato, sta continuando a lavorare. Io sono il rappresentante di un gruppo. Noi abbiamo iniziato a lavorare come gruppo. Poi, arrivato a un certo punto, abbiamo fatto la scelta del nostro rappresentante e abbiamo continuato a lavorare, ma come gruppo. Per noi non era fondamentale subito dire il candidato a sindaco, perché è importante, non c'è nulla da togliere, però è il gruppo che deve lavorare, è il gruppo che deve fare squadra. Sta tutto lì, non è al contrario. Anche gli assessorati, noi abbiamo pensato tutt'altra cosa. L'assessorato è stato usato come mezzo per ringraziamento, per aver portato voti, Le per aver. clientele. Invece noi abbiamo fatto un altro ragionamento. L'assessore deve essere una persona competente, anzi, è quel ruolo più importante di tutti se si va veramente a vedere il significato. Allora abbiamo pensato di fare un bando pubblico, aperto, dove chiunque poteva partecipare, avendo soltanto almeno i requisiti. I requisiti sono la cosa fondamentale. Tant'è vero che il nostro bando è arrivato anche fuori dalla nostra regione, anche in Alta Italia. Abbiamo avuto delle risposte dalla Toscana, persone qualificate per dei settori che noi chiedevamo, perché è importante, è il ruolo più importante. In una giunta l'assessore è il perno, è quello che deve dare la giusta direzione alla macchina. Vuoi spiegare ai nostri telespettatori perché Movimento 5 Stelle non fa un'aggregazione di liste? Cioè noi non vedremo una No, coalizione intorno a te, no. vedremo una lista unica di 14 persone. Perché questo? Perché noi dobbiamo, è proprio il nostro DNA, dobbiamo scendere in campagna elettorale solo noi. Noi siamo cioè, l'unica lista, non facciamo alleanze elettorali per poterci andare a sedere lì. A noi non ci interessa andare per forza a sedere lì. Noi andiamo da soli, non possiamo sederci a un tavolo con delle persone, con delle forze politiche più che altro,
che hanno permesso di arrivare a queste condizioni per il nostro territorio. A noi non piace in questo momento come è stato ridotto il nostro territorio e perché sedersi a un tavolo con chi è stato autore in un modo o nell'altro. Quindi noi andremo da soli, non abbiamo nessun problema per questo. Noi dove ci vorrà collocare il nostro, i nostri concittadini, noi là ci andremo a mettere. Opposizione, maggioranza, fuori la porta, non è detto. Noi continueremo la nostra strada, informazione, promuovendo il nostro programma elettorale, perché il programma elettorale fatto da tutte quelle idee non è un qualcosa che si può realizzare solamente stando in una maggioranza, ma si può stare in un'opposizione e stare lì a martellare, a promuoverlo, a cercarlo di realizzare, non è detto che si faccia solo da là. Poi dobbiamo informare e denunciare, dobbiamo far capire ai cittadini che sono parte attiva. Se dobbiamo essere noi portavoci, ben venga, siamo fieri di essere portavoci dei cittadini, è quello. Roberto, tra i tanti temi che sono sul tavolo alla vigilia delle elezioni, qual è quello che tu scegli come cavallo di battaglia del tuo movimento? Qual è il punto sul quale volete insistere maggiormente, premere, segnalare? Noi Ecco. stiamo cercando di non cavalcare in nessun modo nessun tema del momento, perché sono temi del momento, però vengono da lontano, vengono dal nostro passato. Parlando dell'ISMEF, dell'ESICE, è un discorso che viene, non è di oggi, è qualcosa che ce lo portiamo dietro. Noi cerchiamo di non cavalcare queste onde. Noi diciamo sempre, anche nel nostro programma elettorale, noi cerchiamo di fare, vogliamo partire dal basso, dalle cose quotidiane, perché qua non è il problema di un territorio che non ha un'autostrada o non ha grandi problemi, chissà di che cosa. Qua ci manca il problema quotidiano. Qua abbiamo i problemi giornalieri di chi vive la giornata, dal pendolare che ha le sue difficoltà, alla mamma del bambino che va a scuola. Qua abbiamo problemi proprio dalle attività commerciali. Abbiamo tanti di quei piccoli problemi e secondo noi dobbiamo partire proprio da quei problemi. Fare, c'è un detto di una frase che abbiamo usato all'inizio nei nostri incontri con i cittadini di San Francesco d'Assisi, che diceva: cominciamo a fare il necessario, poi il possibile e ci troveremo improvvisamente a fare l'impossibile. Dobbiamo dare delle cadenze, dobbiamo cercare di partire dal quotidiano. Non ci sono cose prioritarie, ci sono dei problemi da risolvere, ma dobbiamo comunque partire dal basso, senza chissà promettere cose, non abbiamo niente da promettere noi, soltanto che noi vogliamo fare un'alternativa di politica a quella politica che non ha funzionato fino ad oggi. Come te la immagini in turno amministrata da voi? Posso usare il nostro slogan, una Minturno in movimento, perché comunque siamo abituati a vedere una Minturno che si piange addosso. Ripeto, noi vogliamo ripartire dalle cose giornaliere, quotidiane, vogliamo ripartire dal dare un po' di serenità nel voler aprire un'attività, a voler fare le cose basilari. Perciò vogliamo veramente partire dal basso. La vediamo in movimento, abbiamo bisogno di un Minturno in movimento. Il Movimento 5 Stelle in questo momento ha una sua dimensione più tranquilla e anche rapporti con i media più sereni. Infatti all'inizio c'erano difficoltà per la concessione di interviste, partecipazione a programmi televisivi. Vero. Ci sono state anche varie uscite o espulsioni a livello anche di parlamentari, alcune situazioni molto sofferte, che hanno anche un po' disorientato l'elettorato. Come ti spieghi tutto ciò? E ritengo anche dalla tua presenza che vedi positivamente anche il nuovo rapporto, il nuovo approccio del movimento Sì, le cose verso i con media. confronto all'inizio si sono modificate, perché comunque calcoliamo che abbiamo avuto un boom iniziale che ci ha anche un poco spiazzato. Il fatto di non andare a livello nazionale in televisione è perché comunque molte testate giornalistiche, anche televisive, a livello nazionale sono sempre un poco di parte. E allora noi non abbiamo preferito sempre il web proprio per arrivare ai cittadini. Ci siamo un po' adattati, ci siamo fatti anche un po' più furbi, perché
Mettiamola così, però l'importante è che è arrivare ai cittadini, sempre per il discorso di informare i cittadini. Mentre chiedo alla regia di indicarmi i tempi, parlando di informazione giornalistica, sono rimasto stupito, in questi giorni sentendo un dato sulla nostra informazione, il quotidiano Libero, che tu sai benissimo che è uno dei quotidiani d'attacco della destra. Ebbene, leggevo che l'editore è un deputato di Forza Italia che ha un record in Parlamento, il 99,80% di assenteismo. Infatti, qualcosa che riflettevo è che bisognerebbe levare lo stipendio ai parlamentari e dare anche la stessa somma, ma in gettoni di presenza. Certo, E quindi a per un certo incentivare. punto chi va e lavora Deve essere premiato, cioè retribuito. non è peccato pensare ed è anche triste pensare che delle persone che dovrebbero fare con la loro presenza, la loro volontà, con il loro impegno, gli interessi di una collettività, sono poi parte integrale di altri sistemi di pace, cioè che sono di parte. Non ci dovrebbe essere questo interesse personale. Un parlamentare, ma anche un consigliere, dovrebbe comunque cercare di fare il bene del collettivo. Non dovrebbe stare là a fare il bene personale. Cioè, non è quello il ruolo che dovrebbe essere di fondo. Poi che purtroppo lo è, e neanche nella maggior parte di casi, questo è preoccupante. Noi, una delle cose che diciamo per il fatto dei stipendi, ci sono troppi numeri alti, cioè la politica dovrebbe essere un qualcosa di più umile, a servizio della cittadinanza, del territorio. È diventato un mestiere con uno scopo, con un iter. Non dovrebbe essere così, la politica è così bella in sé per sé. Roberto, il tempo di questa puntata che abbiamo ancora a disposizione, utilizziamolo comunque sulle problematiche della nostra città. Cominciamo da il mare. Ok. Per quanto riguarda il mare, abbiamo in questo momento un lungomare poco manutenzionato. Abbiamo in corso il progetto della mitilicoltura, quindi passeremo dalle famose cozze di Gaeta alle Gozze cozze di di Mintù, Scauri, di Scauri. oppure i mintunesi diranno no, sono di Mintun, e quindi ci sarà Vabbè, anche un litigio, speriamo proprio di non averle di tra non averle, altrimenti ci bisognerà decidere come per chiamarle. evitare proprio. Sì, campanilismi. Abbiamo i pennelli incompleti che ci sono sul lungomare. Ecco, dinanzi a questo, come lo vedi sto nostro mare e quale mare, se tu ottenessi la poltrona di primo cittadino, Allora, come ci vorresti mettere mano? per prima cosa dobbiamo entrare nell'ottica che il mare non è nostro. Noi dobbiamo tentare di proteggerlo e tutto quello che viene di brutto, che c'è a mare, viene da terra. Dobbiamo veramente fare una politica di controllo e cioè andare proprio a vedere i problemi. Noi viviamo in un luogo dove le criticità non mancano. Siamo ricchi di questo qua. Abbiamo la criticità ambientale, abbiamo la centrale nucleare, dove scarica? Cioè, dove scarica? Dove purtroppo le acque, va a contatto con le acque, queste acque dove vanno a finire? A mare. Abbiamo il problema elettromagnetico delle antenne? Ce l'abbiamo, ci sta. Cioè, noi siamo pieni di criticità, pette cocca. Noi qualche tempo fa siamo stati presenti a Sesse una manifestazione con del pette cocca. È un problema che molti minturnesi non conoscono, ma invece è importante perché il petrolio è un derivato del petrolio ed è nocivo, è una polvere. Questo viene scaricato a Gaeta su dei camion non idonei, perché i camion idonei dovrebbero essere ermetici, viene trasportato a un deposito di Sessa, quindi percorre tutta la nostra superstrada. Nessuno ne parla, nessuno sa nulla. Ai cigli della strada c'è una polvere nera che non dovrebbe esserci? Noi non ne sappiamo niente. Informa sta combattendo, Sessa sta combattendo, intorno ora stiamo cercando di sensibilizzare un po', perché sennò fino ad oggi non si sapeva nulla. Criticità comunque a noi non mancano. Purtroppo
Purtroppo il fatto della medicoltura è anche lì, è una pagina, anche un'altra pagina nera della nostra storia, perché non può essere che a noi i problemi ci cadono sempre da un giorno all'altro come tegole. Ops, abbiamo un problema. Nessuno sapeva niente. Carte per me richieste, chiuse in un comune e nessuno sapeva niente. Ops, escono. Queste sono cose che purtroppo accadono nel nostro comune, ma non dovrebbero accadere. Noi come Movimento 5 Stelle, per quanto riguarda la medicoltura, abbiamo anche noi attivato i nostri canali, ma non abbiamo fatto, come fanno tanti altri, la sbandierata, perché non serve, è un problema da risolvere, non è un tema da programma elettorale, è un problema che abbiamo e dobbiamo risolvere. Anche noi abbiamo attivato i nostri canali alla Regione, i nostri consiglieri, e loro si sono attivati per la richiesta degli atti, per capire quale strada intraprendere. Ma ripeto, questi problemi non sono problemi che devono essere cavalcati solo perché siamo in campagna elettorale. Cerchiamo da risolverli proprio dal basso, senza sventolare niente. Cerchiamo soluzioni. Noi ci stiamo provando nel nostro piccolo e nel nostro silenzio, dico, perché va rispettato, è un problema che va rispettato. Perché noi ci dimentichiamo che dovremmo essere un paese turistico, ma di turistico non è rimasto più niente. Noi abbiamo 15 giorni di follia, 20 giorni di follia sul lungomare, stop. Non c'è una programmazione della sicurezza. E proprio il fatto della sicurezza del lungomare, poca illuminazione, condizioni, io penso che, spero, o lo farà il commissario o chi verrà ad amministrare a giugno, la prima cosa dovrà occuparsi della sicurezza dei cittadini, perché ci troviamo alle porte, se non ormai dentro, una stagione estiva turistica senza una pianificazione anche a livello di sicurezza. E noi è un territorio che ha sicurezza, lasciamo anche desiderare. Perciò, prima cosa dovrebbe essere fatto un tavolo tecnico dove un'amministrazione, il sindaco in questo caso, dovrebbe chiamare tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio e cercare di fare squadra, pianificare le attività, i controlli, cosa che non è mai avvenuta. Cioè, è avvenuta ma sempre di strascico all'ultimo momento e non ha portato mai niente di buono. Che fra l'altro ci troviamo anche in difficoltà col calendario e non è la prima volta, sembra una benedizione per in turno, perché con eventuale ballottaggio il nuovo sindaco si troverebbe il 21 giugno a prendere Cioè, noi siamo possesso. in piena stagione Ecco, quindi, turistica. e Io quindi. spero che qualcuno prima dell'amministrazione faccio il passo di organizzare, perché in questo paese purtroppo quello che è sempre mancato è l'organizzazione. La previsione di attività, che siano della sicurezza, anche di un calendario eventi, quello che dovrebbe essere alla base del Certo. logico, dall'amministrazione non abbiamo mai avuto niente. Se c'è stato, è stato perché cittadini attivi sono alzate le mani che l'hanno fatto, sotto forma di associazioni, comitati, quelle che erano. Siamo sempre là. La forza di questo paese, io lo ripeto, sono i cittadini. Da loro c'è stato lo stimolo di migliorare, continua ad esserlo, e veramente dobbiamo fare conto su di loro. Molte volte quando i cittadini si sono troppo attivati hanno dato anche fastidio. Certo, è dato fastidio, Perché sì, perché. non si voleva che il giocattolo diventasse troppo democratico. Ma invece deve essere tutto democratico. Trasparente, purtroppo è quello che è mancato. Noi siamo stati abituati a un comune che il castello è quello accanto, la roccaforte è quello accanto, il castello Brano è quell'altro, e quell'altro è il comune, casa dei cittadini, cosa che non è mai avvenuta. Noi qua usiamo a volte il termine dobbiamo scardinare, e chi vuole una fortezza? È stata una fortezza, noi dobbiamo entrare con i cittadini dentro e prenderci quello che è nostro. Cioè, quello è il disastro, riportare i cittadini a interessarsi della politica, a partecipare, è lì il fulcro. Che per noi, lo facciamo per noi, per i nostri figli, per il nostro paese. Questo certamente presuppone un grosso impegno, che si sia maggioranza o opposizione. Abbiamo ad esempio un altro settore che mi angustia, è quello del commercio. Noi abbiamo le nostre spiagge che si trasformano in un bazar a cielo aperto, abbiamo un commercio ambulante abusivo, Bizzarro, selvaggio. bizzarro. Bizzarro e selvaggio, e fra l'altro levando ossigeno a attività commerciali con negozi che hanno difficoltà a reggere un intero anno.
Certo, le difficoltà economiche, cioè la crisi c'è stata per tutti e ecco, purtroppo continua anche esserci, però manca, dobbiamo tornare alle cose quotidiane, il controllo, le pianificazioni, poi ne controllo. Io nei miei impegni, in anni di impegno sociale e giornalistico, ho imparato una cosa. Non si può amministrare bene pensando di essere bravi a non dire no a nessuno. Perché se non si dice qualche no, Non si può. Il i sì che si dicono non valgono nulla. discorso è anche un altro. Nel nostro paese è mancato anche proprio il rispetto delle regole, perché esistono delle regole, le abbiamo dei regolamenti, anche un po' vecchiotti, qualcuno da rivedere, però esistono e devono essere rispettati. Esistono proprio per dare quell'equità di servizio, quel portare tutti allo stesso piano. Se ci sono regolamenti e non vengono rispettati, non si fanno rispettare perché non si è abituati a dire no, oppure non si vengono rispettati perché è preferibile dire non ti preoccupare, ma la vedo io e c'è quel contatto diretto che un giorno deve essere un legame. I regolamenti ci sono, vanno rivisti, vanno modificati perché comunque i tempi corrono, si modifica tutto, però ci sono, bisogna farli rispettare. Purtroppo è proprio le regolamentazioni che a noi non piacciono più di tanto. C'è molto scollamento tra le esigenze e le aspettative dei cittadini e ciò che invece viene portato in atto. Un'altra cosa di cui sentiamo un'assenza drammatica è quella una presenza più capillare delle forze dell'ordine, Sì, partendo da quella fondamentale della polizia locale. dovrebbe essere rivista un po' la situazione, perché veramente ci sono, io non so se è un fatto di possibilità, veramente, però comunque è difficile sentirsi tutelati in questo momento. Camminare sul lungomare, in piena estate, ma anche d'inverno, cioè in un mercato comunale, non ci sia quel sentore di essere, protetti e gestiti in un certo modo. Forse sono pochi, io non sto qua ora a dire colpa di questo, colpa di quelle, però è un problema che va risolto, cioè non guardiamo indietro dicendo sempre ah è un problema, ma è stato così, è un problema, i problemi vanno risolti. Partiamo dalle cose semplici, bisogna vedere come risolversi, si siede a tavolino e si trova una soluzione, perché poi tanti problemi che abbiamo noi qua, nel resto d'Italia, vengono affrontati, non dico che vengono risolti al 100%, ma c'è un impegno nel trovare una soluzione. A noi invece i problemi sembrano grandi e non si possono toccare. Questa cosa è, ce l'hanno voluto un po' mettere in testa, ma le cose si possono fare, ci vuole un po' di logica e buon senso. Roberto, io ti ringrazio di essere stato con noi e ti auguro buon lavoro. Grazie a voi di nuovo.